Giovedì 28 maggio è stato abbattuto il ponticello costruito alcuni decenni or sono sul Rio del Diavolo a Fabbriche di Valico. La demolizione è avvenuta a causa di un problema di stabilità legato ad un recente movimento franoso. Il ponte collega alcune abitazioni con il capoluogo, ma l'infrastruttura dopo la frana non rispondeva più ai necessari requisiti di sicurezza e per questo si è reso necessario l'abbattimento. Era importante e necessario. Un ponte è sempre un'opera particolarmente delicata. Il nostro ponte si era crepato, abbiamo deciso di farlo nuovo, abbattuto e ricostruito. Tempi tecnici 3 mesi, ma un problema che finalmente è risolto senza aspettare magari crolli come da altre parti d'Italia. Si tratta di un intervento a carico dell'amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli per un investimento di 150.000 euro. I lavori sono eseguiti dalla ditta Terra Uomini Ambiente. Purtroppo, causa l'intervento, per il momento sono isolate 3 famiglie. Un sacrificio però necessario per riportare sicurezza su questa strada comunale. Devono fare un sentiero alternativo in mezzo ai campi, circa un quarto d'ora. È un disagio forte, obbligatorio ma necessario, soprattutto pensando che in futuro oltre al ponte verrà allargata anche l'alveo del fiume e quindi si farà un'opera di protezione idraulica importante per tutto l'abitato di Colandi, a monte del quale si trova questo ponte.